Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Uno speciale del telegiornale dedicato a un argomento di grande attualità di cui si fa un gran eh, parlare. Da una parte chi ci crede, dall'altra chi non ci crede, anzi eh, ci scherza molto eh, sopra, e vedremo anche perché ci scherza molto sopra. Parliamo di queste eh, apparizioni, questi avvistamenti di eh, un eh, essere mh, sconosciuto, del quale si è detto di, test, di, più, eh, di, di tutto e di più: eh, la testa di pallone rugby, le, eh, le gambe piuttosto lunghe, piuttosto corte, qualcuno dice 4 metri, insomma eh, il, il primo avvistamento risale all'11 di febbraio, eh, siamo sulla statale napoleonica, il eh, riferimento è a questo presunto eh, umanoide avvistato da un 24enne di eh, Codroipo, Leonard D'Andrea, dice mi sono fermato su questa rotonda, ho visto questa sagoma e come me eh, altre persone, addirittura eh, dei genitori che hanno mh, nascosto i propri figlioletti dietro i, i sedili dell'auto perché faceva veramente paura. E allora per eh, parlare di questo argomento, anche perché ci sono stati anche altri avvistamenti, eh, saluto subito eh, Antonio Chiumiento, ben arrivato professore, Grazie a voi, ufologo dal, eh, che studia eh, i fenomeni eh, paranormali dal 1977, poi chiaramente eh, Chiumiento è fra due fuochi, eh, saluto Roberto Manzocco, giornalista scientifico, ben buonasera. arrivato Manzocco. Zocco, buonasera. buonasera, e a Steno Ferluga, presidente emerito del Comitato nazionale per il controllo delle affermazioni sul paranormale. Di sicuro... Questa sera non diremo chi ha ragione, forse diremo chi crede e chi non crede, soprattutto perché bisogna credere a queste eh, comparse e perché non bisogna credere, insomma bisogna prendere le distanze. Quindi diciamo che Chiumiento è in leggera inferiorità numerica ma è abituato evidentemente a essere messo in, tra dubbio, a essere messo in difficoltà. Ma è, è uomo che non ha paura no. delle sue eh, no. idee, dei suoi studi. Innanzitutto, chiumiento, lei Uffule ha mai visto? No, assolutamente no. Mai visto alcunché di, di anomalo. Mm. No. E quindi esistono o no? Sì, il fenomeno esiste. E non possiamo, a mio modestissimo parere, escludere a priori, anche se potrebbe sembrare fantascienza, l'origine aliena di certe esperienze. Testimoniali più o meno documentate, in Man ipotesi. Manzocco, quando lei ha sentito, e poi torniamo a, <coughs> da Chiumiento, eh, ha sentito questa eh, sì. notizia che eh, abbiamo dato nel corso del nostro telegiornale, e poi è stata anche ripresa dai giornali. Sì. Che cosa ha pensato? Ma probabilmente uno, io ho pensato a uno scherzo. In un una trasmissione radio di testimone oculare, mi è sembrata una persona in buona fede. Io, allora, io ho pensato che fondamentalmente si trattasse di uno scherzo ad opera di altre persone. Eravamo sotto carnevale, e con dei trampoli si sta un attimo a costruire una, una figura del genere. E non so, a mio parere si è trattato di uno scherzo, è un'ipotesi. In realtà io là non ero presente, quello che noi abbiamo in mano è semplicemente un aneddoto. Eh, testimonianze? Testimonianze e aneddoti, ma. Eh, aneddoti sì. Ma non si, diciamo che ci si ferma lì, però non si va oltre. Non ecco. si ha l'alieno disposizione. Eh, ahimè no. Eh no. Ferluga. ecco, mm. eh, ho chiesto a Manzocco qual è la sua, eh, qual è stata la sua impressione rispetto a questa questo avvistamento, spesso parla chi non vede. Eh, eh, ovviamente ovviamente anch'io non ero lì. E, tra l'altro nella stessa trasmissione ho avuto anche io modo di ascoltare il testimone oculare, di farmi un po' un'idea, sempre appunto per sentito dire, di cosa potesse eventualmente essere sulla base di, di, di quanto viene riferito eh, un'altra ipotesi che è stata considerata e che io adesso appunto per completezza del quadro volevo riportare è l'idea dello struzzo eh, perché per certe mm, somiglianze potrebbe trattarsi anche di un grosso struzzo da cui misure sono state in qualche modo sovrastimate complice all'oscurità magari fuggito da un allevamento no, nelle vicinanze no. questa è un'ipotesi che è stata fatta no Uh, vedo una certa perplessità su quella l'ho voluta riportare non, non nel senso che sia la mia no, perché, no, no, no. perché come in altre occasioni mh, ho già avuto modo di, di dire mi sembra più ragionevole eh, l'idea dell'uomo dell sui trampoli dello scherzo anche perché la prima cosa che mi è venuta in mente perché proprio il, qualche giorno prima appunto sotto Carnevale ero stato in giuria di una grande manifestazione carnevalesca e c'erano molte di queste figure che eh, con i trampoli non, non, non si vestono soltanto da soggetti da circo ma anche eh, simulano, eh, rappresentano figure di fantasia, di animali, di cose veramente sorprendenti. Chiumiento. Senta. Evidentemente il periodo carnevalesco mi sì, Io guardi, veramente io accetto tutto, io non sono venuto qui per convincere nessuno, ma per piacere nessuno mi prende in giro. Non siamo nell'epoca medievale. Che non è Mi scusi, non siamo. Ne... Non Mi, perme... Mi permetta. Finisca. Per... Prego, ecco. prego. Mi lasci finire. Sì. Qui c'è un, un, un discorso di fondo. quant'è qual, qual è il valore della testimonianza e qual è il valore di questa documentazione che, via via, io non posso divulgare in toto, in quanto devo mantenere la privacy delle persone. Se il dottor Ferluca, il signore qui, vuole venire a casa mia e controllare tutta la documentazione testimoniale di persone perfettamente che non si conoscono perfettamente indipendenti che convengono su punti perfettamente convergenti e con coinvolgimento di tante altre persone non, altro, non fanno altro che venire a casa mia ma ci ho premesso venga io anno, sono io molto vengo venga, eh, via Salarini numero 3 a Porcia venite e io vi esibisco documentazioni lei. testimoniali io devo recarmi in Meridione giovedì 15 rientrerò e guardate che non è una battuta così, ma sarei onorato di avervi... Ormai l'abbiamo detto mia. di fronte a tutti i no, no, non no per Venite, quello, venite a vedere la documentazione. Allora, Io vorrei, se mi permesso, molto velocemente dire ai miei due, eh, chiamiamoli, interlocutori, quello che succedeva, ma molto velocemente, la mattina di domenica 12 febbraio 2012. Io vengo raggiunto da una telefonata il papà di Leonard mi passa questo ragazzo, mi fa dare un primo resoconto. Poi io chiedo Leonard. Poi il pomeriggio l'ho raggiunto, ho raggiunto casa sua, ho fatto una approfondita indagine con una certa metodologia che è stata completamente registrata. Ad un certo punto io chiedo Leonard, ma non è questo il punto. Leonard, io di norma alle persone che si rivolgono a me io do l'anonimato. No, professor Chiumiento, no, perché l'anonimato? In quel, su quella rotonda c'erano tante altre persone e io voglio essere di esempio a quelle altre persone di farsi avanti. Attenzione. Allora io devo divulgare la notizia ai giornali, non è che posso andare per tutti i rioni del Friuli a dire chi ha visto e chi non ha visto. Io rie... allora, mi sono assentato da casa e voi, le avete, e voi le avete, mi sono assentato da casa, sono rientrato. Ho aperto la mia posta elettronica. Mi raggiunge una email, o meglio, il, la mia posta elettronica presenta un'email di un certo, che io non ho nessun problema di dire, ennio-6-libero.it. E mi chiede, professor Chiumiento, cosa ho trovato il suo numero di, di posta elettronica su internet? Cosa è successo sabato notte, cioè la notte scorsa, non sapendo che io avevo parlato con Leonard? Cosa è successo non sulla rotonda, cosa è successo in quanto ho sentito dei rumori, sono uscito, ho visto una rete sfondata del mio piccolissimo allevamento di struzzi e vedo una persona, una creatura alta. Chiamo la polizia, non riesco a chiamarla. Allora poi io non rispondo a queste email, ce l'ho queste email. Ecco, e sono anche i carabinieri che sono interessati a queste email. Ecco, questa Chiumiento l'abbiamo evidenziata e questa è la mail che eh, appunto. Eh, Ci sono dei fatti personali della sua salute che, non, che per motivi che di privacy. Poi ascoltatemi alle 19 circa, mi fa, io non rispondo, mi fa un'altra email e mi dice professor Chiumiento, io vorrei da lei una risposta. In quanto eh, c'è stato un vivaio vicino a dove io questo piccolissimo levamento di struzzi, che, sa, che, non che, sarebbe, che è stato visitato dalla creatura. Al che io risposi, lei domani, quella veniva alle 23 circa di, sab, di domenica, pardon, di domenica 12 febbraio, ho, ho scritto, io ho risposto, domani i giornali locali, il Gazzettino del Friuli e il Messaggero dell'Evento di Udine le spiegheranno quello che sarebbe successo. Manzocco. Mi dica. No, vedevo che voleva intervenire. No, no, io. Questa, no, è verità, eh. Questa è la pura verità, eh. Questa è la pura verità. Ma che cosa non la convince Manzocco? Perché vedo che sorride. Quindi... No, no, sorridevo per l'estrema foga del. estrema foga, della... estrema fuga, dico i fatti. È passione, passione. Passione, io passione. sono 35 anni oltre, dottor Ferluca, sì. che sono appassionato. Io non mi mai visto niente di strano. sono un vero credente. Eh, eh. No. no credente. Possibilista! Anche con possibilità 0,0008! che siano di origine aliena, non solo credetelo, devo credere a una nuova religione. Ma vedo la foga dei possibilisti. Ma senta, tipico. ma senta, non è la foga di. è eh, la foga dei possibilisti, l'entusiasmo del ricercatore. Perché quando io mi ritrovo con testimonianze perfettamente indipendenti in base all'astrofisico Heineck che varò la ricerca privata sul fenomeno UFO, mi trovo persone, dichiarazioni che potete venire a vedere a casa mia, firmate di una studentessa universitaria della Bocconi di Milano. Che mi dice: sopraggiungiamo, vediamo tutte queste macchine ferme, ci fermiamo, vediamo un ragazzo. Scendiamo, vediamo un ragazzo, chi? Leonard, che, che non lo conoscevano, che sta dietro una qualcosa Per la quale la mia, la mia amica di Milano viene presa dal terrore. Allora, ci fermiamo qui, professore, poi ripartiamo, perché qua bisogna replicare in un modo o nell'altro. Ma magari... sì, mi scusi, ma io devo dare i fatti, mi perdonatemi, che devo fare io? Niente, stia fermo lì, tra poco. Nella pausa pubblicitaria eh, il professor Chiumiento continua... A uh, confermare l'invito a Manzocco sì, e sì. a Ferluga. Venite a casa senza ombra di dubbio. Sì, abbiamo già accettato. Eh, no, senza ombra se di è... dubbio. Sì, perché siamo sì. veramente interessati. Ecco, quando lei parla di prove eh, testimoniali, che cosa si vede? Perché c'è anche una foto. Sì, sì. allora ci sono dichiarazioni testimoniali di quella stessa notte. Quella stessa notte. Se volete posso entrare nei dettagli, ma lasciamo stare. Ah, ma entra nei dettagli. Cioè, no, I dettagli che mi portano a malfunzionamento delle batterie, a malfunzionamento dei lampioni stradali. Però, lo dico e per inciso, il padre di Leonard stesso, ex sottofficiale dell'esercito, con una particolare mansione a Roma, per la quale mi si è permesso, è meglio che non lo dica. Beh, insomma, meglio di no, perché aveva ecco, un Ecco, no, aveva una particolare... Un guarda il destino, cosa ha voluto, cosa mm. ha voluto che capitasse, mm. No aveva un ruolo molto delicato. Dice, si chiede come mai la torcia elettrica di mio figlio funzionava mentre determinate macchine erano ferme, er che la batteria aveva problemi. Cioè ci sono dei punti interrogativi che non si riescono a capire. Per esempio, voi parlate di trampolini. Ma il ragazzo ha pensato all'inizio subito, non è che ha gridato all'alieno. No! Lui ha pensato, ma qui cosa sta succedendo? C'è qualcuno che sta facendo uno scherzo? Ma questo è matto! Mettersi sulla Napoleonica a fare uno scherzo di quel tipo con le macchine che vanno e che vengono? È no, un scherzo. Ecco, uno bello scherzo, però quando illumina con la torcia elettrica a pochi metri, a 3-4 metri, e vedendoli i volti delle persone terrorizzate che erano dentro le macchine? di cui uno si è rivolto direttamente a me, quindi una dichiarazione testimoniale di Lucio di Codroipo che era a bordo eccetera, eccetera, si è reso conto che non era un qualcosa né di un, un uomo con i trampolini, né tantomeno uno struzzo, santa polenta. E, e quindi quando poi è successo che una macchina venendo da Codroipo, dopo tot minuti, 6, 7, 8 minuti, che il ragazzo coraggiosamente, mi permettete, spinto dalla curiosità, camminava dietro questo essere e c'è qualcuno che gli ha gridato di quelle macchine ferme, fermati, fermati, dove vai? Perché erano tutti terrorizzati e quando questa, una macchina l'avrebbe visto, uso il condizionale perché questo conducente ancora non si è fatto avanti, avrebbe visto questa sagoma in mezzo, quasi la careggiata, capite? E ha cominciato a lampeggiare, clacson, a tutto spiano, fra virgolette, cosa succede? Che l'essere ha aumentato l'andatura. Quando Leonard ha cercato con la torcia elettrica di capire la velocità di allontanamento, non è riuscito a capirla. Quindi è da lì che il ragazzo dice: Per me non era umano. Ferluca. No. allora il problema Nella è la sua che... carriera. Ecco, è la prima volta che ci sono questi tipi di avvistamenti Secondo me lei è perché non è attendibile? Eh. Allora, poi le parlo della foto se vuole, ci sono due che... eh, appunto. Prima di tutto volevo, volevo dire questo, qui ne stiamo parlando di qualcosa che eh, chiunque conosce perché lui ha eh, sì. detto di avere appunto questa foto e speriamo di vederla. No, la foto è di un altro caso e eh, poi dopo le ah. dico. Però non stiamo di parlando di cose che purtroppo eh, né Manzocco né io conosciamo, eh, lo so. foto, cose, quindi, quindi devo intervenire su cose che non conosco e, questo, e questo sinceramente non lo posso fare. Eh, Invece ehm, quello posso dire è fare delle ipotesi, però su base di molti meno elementi di quello che ha chiumento che ha intervistato gente che ha, eh, e cioè. che ha potuto conoscere di più, per cui si sarebbe bene poter intervenire avendo tutti gli stessi sì, argomenti sì, a disposizione, sì, sì. per Io poi non... giudicarli, valutarli e compararli. Effettivamente c'è l'allevamento di struzzi col, col, con la rete rotta, quindi non è che l'idea dello, dello struzzo è tanto, è tanto fantasiosa, quattro, magari probabilmente... Ma quattro, quattro metri? metri eh? Beh, eh, ma come si fa a misurare? C'è ha, ha, ha preso la il punto di, di riferimento la sua altezza, il ragazzo è alto ah, 1,95 ma... m, ha detto, professor Chiumi, tu era alto almeno il doppio di me. Eh, beh, se lui era almeno... do... E poi guardi, dottor Ferluca, eh. lei sa che io la stimo. Ma porca la miseria, 3-4 metri non te vedi, dico diretto Veneto, perché a Portezone si parla più Veneto. E ma no, non ti vedi che c'è lo strusso, no, ma ha avuto che la gente rimanga terrorizzata con lo strusso dentro, che poi ci sia poi la coincidenza che i telefonini non possono andare, che non riescono a far foto sì. e che i lampioni mi la sì, e che ci siano boati tutto in concomitanza con lo struzzo. E se distruzzo sì, struzzo c'era, e se distruzzo c'era, se, di, se lo strutto. Se, se, lo strutto, lo se lo struzzo c'era, dove sono le impronte dello struzzo? Perché qui mi chiedono dove sono le impronte dell'essere, di cui se ammettiamo per pura ipotesi fosse un essere effettivamente di origine aliena, potrebbe anche ipotesi librare in modo tale pochissimo dal suolo che lo lascia, lascia impronte. No, c'è uno struzzo, ma dove sono le impronte dello struzzo? Mm. Ma sapete voi che l'allevatore di struzzi, quello più importante, mi ha telefonato, se volete vi dico cosa ha desiderato sapere da me. Va bene, allora, come, come dicevo, eh, chiunque ha più elementi di noi e quindi l'idea dello struzzo con... La rete degli limitazione abbattuti è la prima che viene in mente, poi dopo le impronte, chissà per dove è camminato. Adesso, adesso non, voglio, non voglio entrare su questo. Sì, ma il, il chi ha abbattuto la, la rete, un altro, dottore era Ferluga? Un... Chi ha battuto la rete. Ma allora l'alieno andava, andava a caccia di istruzzi. Ma so. no, allora non è caccia no. di struzzi, È un dato di fatto che questo signore, che quelli in me, non è sta. Beh, guardi, allora, caccia. Adesso. Se ammettiamo, guardi, lei ha detto caccia, se ammettiamo per un momento, ma se ipotizziamo di apertura mentale che Fosse veramente un essere proveniente da un buco spazio-dimensionale che sembrerebbe per noi fantascienza da un'altra dimensione che per noi Però sembrerebbe fantascienza, fantascienza. Eh, potrebbe essere stato incuriosito da questi animali mm. e dice: Sapete che vado a vederli? Eh, magari magari allora, apre lui un allevamento. Ecco, e... magari, magari. magari lo aprirà lui sul suo mondo. Gli no, struzzi. Sto... Sì. Ecco, può anche essere. Beh, forse sì, i eh, poveri beh. struzzi torniamo invece a quella che era la domanda perché qua andiamo un po' sull'umoristico, che non era il nostro intento no, no, no ehm, né da me ne prende in giro nessuno no, eh, anzi no, al contrario no, anche se l'episodio le, le, si presta così a certi risvolti un po' curiosi, un po' tra il carnevale quello e quell'altro eh, che fanno un po' sorridere però invece torniamo al discorso avete visto qualche cosa che era la domanda che era stata fatta prima a, 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 a Chiumiento a me, io sono astrofisico per cui Uh, ho abitudine, soprattutto negli anni passati, a osservare il, il cielo con telescopi professionali. Mm. E dalla Francia, dove ho lavorato per due anni in totale, fra varie osservazioni astronomiche, uh, ho lavorato su un telescopio che aveva sopra, sul tetto del, del laboratorio del telescopio, il telescopio è una grande cupola, poi vicino c'era il tetto. Su questo tetto c'era una camera fotografica apposta per fotografare i UFO. Questo non lo sa quasi nessuno, che in un osservatorio astronomico c'è una camera fotografica per fotografare oggetti non identificati. Però è vero nell'osservatorio di Alta Provenza che è sopra Marsiglia, diciamo a nord di Marsiglia, Esisteva, perlomeno non so se adesso l'hanno tolta, perché non ha mai funzionato in realtà questa camera, perché non c'è mai stato niente di non identificato da fotografare, ma sul tetto faceva bella mostra di sé questa, questa scatola con, eh, con questa fotocamera. Quindi qualche foto è stata fatta o no? No, ehm, perché di oggetti volanti non identificati in quel posto non ne hanno mai visti e nemmeno io, nella mia appunto, carriera di osservatore del cielo ho mai visto nulla che eh, fosse non, non, che non fossi in grado di però identificare il lo scopritore di Plutone Ma, e lo sa molto bene ammise comunicò di aver il fatto visto di non un aver vero visto e proprio per, UFO ed era un astronomo lo scopritore niente, di Plutone no, no, il fatto di, di aver visto o non aver visto sì, esatto, Ecco eh, qua siamo due persone di cui nessuno dei no, due ha visto nulla io no. però io mantengo una posizione critica e soprattutto dove sta la differenza? Uh, me, me, mentre, mentre eh, Chiumiento invece ha una posizione come dice lui, um, possibilista, possibilista ma secondo me sta, mi sembra più entusiasta che possibilista da, possibilista, ehm, entusiasmo invece, nel possibilismo ecco, invece, <ride> entusiasmo eh, nel possibilismo la possibilismo la, la, la inopportunità di pensare che sia alieno qualcosa che non riesco a identificare questo è un passo logico basilare, se io non riesco a identificare trovo per terra qua un pezzo di ferro cascato uh -huh. in quella e non so che cos'è, e mica che per questo è aglietto. No, ma va, è vero, è verissimo. Più niente in questa foto. Allora, in, in pratica, e molto velocemente, segnalo i miei carissimi interlocutori che per quanto possa valere la testimonianza eh, in questo campo, per il quale è nata la ricerca sul fenomeno UFO, seria, investigativa, eccetera, eccetera, c'è una, una coppia uh, di persone a, a Udine che la mattina di Pradamano, No, di la... martedì 14 febbraio è sì, della stazione dell'autocorriere. Sì, esatto. Okay. Questo è dell'autocorriere eh, eh, no, che hanno visto questo essere, marito e moglie, in qualche modo, siccome mi conoscono molto, eh, ormai in regione, mi hanno contattato. Ho fatto l'indagine, ho registrato, desiderano solo che io divulghi nomi di battesimo, se volete vi faccio ascoltare la, la registrazione, non c'è nessun problema. E vedono un essere ecco, rapportato all'altezza della rete di recensione del deposito Corriere sicuramente dai 3 ai 4 metri molto magro e con la testa simile a un pallone da rugby e quindi con elementi come dire di caratteristica analoga o simile a quella di Leonard ma l'elemento testimoniale più importante qual è? è nel momento della scomparsa perché dice noi l'abbiamo visto era davanti lì ma dove è finito dopo? No. non abbiamo ecco la, la foto Un'altra coppia di ragazzi questa volta. Questi erano in Camporella. Beh, diciamo che io non è che vado a capire il motivo per il quale di mattina nei eh, pressi di Pradamano i due ragazzi si erano appisolati, appisolati. dopo aver fatto. Appisolati. Che ne so. Sono a giocare a bocce. Ecco, giocato a bocce. Eh. Fatto sta che nella dichiarazione testimoniale di questo ragazzo con la ragazza che sì. mi hanno per l'appunto eh, dichiarazione firm. Dichiarazione firmata, ecco che vengo al dunque. Sentono di giorno, eh, Attenzione, di giorno, siamo in piena mattina di sabato 25 febbraio 2012. Quindi non c'entra niente con la rotondona di Mortegliano. Dicono, dice il ragazzo, mi scrive. Sentiamo un tonfo che ci sveglia. Pensiamo, io penso che sia un pneumatico che si è esploso. Come vede non è che pensano all'alieno, assolutamente no. Dice, però mi rendo conto che non è il pneumatico esploso. Perché e poi in contemporanea vedo, vediamo uno, uno spostarsi dei rami, delle foglie che non c'è vento. E io vediamo, ho preso un po' della paura. Prendi, accendo la macchina per scappar, cioè, per allontanarmi non funziona il motore. Cosa fa? Scatta, cioè vorrebbe fare, vuole fare un video, una ripresa, facendo questa ripresa dice qualcosa, non va, però scatto due fotografie. E le fotografie le ho. una in particolare si vede puntini puntini. Ecco puntini puntini, poi magari andiamo a completare i punti puntini. Dopo la pubblicità, tra poco. Chiumiento evidentemente vuole eh, incuriosire, cioè, eh, incuriosire. Questa foto scattata da questa coppietta che. Dal ragazzo, è, dal ragazzo. Dal ragazzo, stato, eh. Lui non si è reso conto immediatamente mm. di cosa c'era. Però nel momento in cui. Ha detto io e mia, la mia ragazza abbiamo guardato le due foto, ma una in particolare, una la, una la tralascio completamente, c'è qualcosa di sospetto, ma una la tralascio. In un'altra mi è venuto subito in mente a questo ragazzo che non conosce assolutamente Leonard di che cosa? Di quel fatto di Mortegliano. Mm. Ecco perché ho deciso di trovare il suo indirizzo di posta elettronica, sottoporgliela, proprio, anzi donargliela. Perché lui dice: Io voglio il nome e cognome, ma voglio rimanere anonimo perché già con tutto questo trambusto. Cosa si vede in questa ecco, foto? Ecco, un essere. Eh, ma lo descriva questa F. L'essere è quello descritto da Leonard. L'umanità. Alto dai 3 ai 4 metri. L'ho portata sta foto. No, braccia. Veramente mi dispiace per il momento non poterla esibire. Ne sono veramente. Ma lo, lo anche fare, perché eh. voglio farla controllare diversi analisti. Eh, uh, beh, mh, mi fate concludere. Eh, io sì. Sì, ecco. Allora. Gambe lunghe, braccia lunghe, testa a forma di pallone da rugby. Quindi è lui. Sarebbe io userei, vede, sono un matematico eh. Sarebbe lui, o lui o un altro della sua stessa specie. Mm. Quello che diciamo è di giorno, eh? Quindi quello Ma che. Ma che... di che colore è questo? Eh, sullo scuro. Scuro, grigio, nero. Eh, tendente Lilla. ad essere tra il grigio e il marrone, una cosa sì, una cosa simile. Un attimo solo, per me, per cortesia volevo sottolinearlo per un domani quello che sembra ancora più a me come ricercatore ma che mi fa da pensare è che nella parte finale delle gambe dove si intravede proprio anche una forma di piedi palmati come ragazzo diceva a gallina c'è una come semitrasparenza quindi uno deve valutarla però l'essere è visibile quindi ora un primo analista mio ma che fa informatica, che sta per laurearsi dottore in informatica, dice per me non è taroccata. Cioè è buona, non è, non, è un, taroccata. non è. Taroccata. Non è un, un fake, come si dice. Perché poi, se mi è concesso, tanto per dare un'idea, a, so, a me che sono ignorante nelle analisi fotografiche, c'è un, una sorta di ringhiera, no? Eh, e l'essere si trova al di là della ringhiera. Però, Adesso scusi, non è una battuta, ma questo ama le ringhiere, ama... No, i... la, era sulla strada. Eh, no, prima mi parlava della rete di recinzione, no? Sì, oddio. Cioè, una, no, una, rig... una sorta di ringhiera, una sorta di... Sì, di, di ringhiera. Senta, senta Manzocco, ma nel momento... Una sorta, attenzione. In... Una, sorta, eh, una sorta. Nel momento in cui Chiumiento metterà a disposizione questa foto, lei la pubblicherebbe sulla rivista per la quale... Io era... la pubblicherei, se lei la mettesse a disposizione, se avessi il via libera, se... La foto risultasse se la foto, scusi, scusi, se la foto sì, risultasse scusi. autentica, allora, sì. non, non avrei problemi. Io la farei eh. pubblicare. Mi mm. perdoni, sì. Senta, beh, Ferluga. Quindi, no. a fronte di quanto raccontato anche un niente è più convinto? O eh, no? Cosa vuole? Ma eh, siamo, siamo di fronte a una fotografia che non vediamo, e che poi oltretutto, eh, come si sa, con le foto digitali si può benissimo. Sì, quindi ci manca questo. primo luogo la foto, e secondo un'analisi. Sì. tecnica dell'autenticità dell'impostazione ecco allora poi io adesso voglio fare una battuta questo benedetto amico con i trampoli lo invitiamo qua a telefriuli ma a no che non, non era un uomo con i trampoli non Sarà, poteva essere 3, tre, allora, due, tre eh, eh, ogni, quattro, cinque, sei presta, per tutto i friuli lo fatto ancora meglio è quello di riapparire un paio di volte dopo così mm. dura nel tempo e l'interesse rimane vivo ma ma te la starà ridendo da settimana mi scusa, mi siete chi, boh, per, neanche, guardi re, gioco tutta la mia reputazione di docente compreso mm. d'accordo? perché qui è facile parlare ma bisognerebbe fare un, un discorso di questo tipo. o torto io, mi elimino, non parlo più, ma se avete tortivo, torto voi, dovreste fare altrimenti. Ma noi non possiamo avere toti, allora non io, mettiamo in discussione. No, no, torto. no, non possiamo avere torto. Ma non una cosa potete che non pensare a un uomo con i trampolini, perché prendete in giro le tes i testimoni Ma noi noi i test se non abbiamo visto, visto no? la foto, cosa possiamo pensare? Ma no, la visto. foto, la foto non fa altro che rappresentare un qualcosa che è stato visto. Diverse, eh, 14, gio eh, 14 giorni prima, due settimane prima, e Leonard è, ha visto quella foto ed è rimasto. Ma un'altra cosa poi chiudo sostanzialmente. Ma vi siete chiesti come mai a Talmassons, a Sedegliano e in varie zone territoriali circostanti, cosa che ho fatto io, sono andato a indagare, hanno avuto problemi al funzionamento dei televisori? Problemi al funzionamento dell'illuminazione, problemi al funzionamento dei cellulari, tutto per colpa di uno struzzo. Ma avevano pagato le bollette? Poi. Ma dai, è un qualcosa che va a sostenere, o andrebbe a sostenere, che qualcosa di veramente strano e ai confini della realtà è successo in Friuli. Ecco, allora i problemi di funzionamento: questo è un tipico effetto di selezione a posteriori. I problemi di funzionamento degli apparecchi elettronici ce li hanno tutti sempre, soltanto che non si sottolineano perché anche il mio telefonino si è guastato ieri. E forse è colpa dell'alieno di cui avremmo parlato no. oggi, quindi in senso no. anticipato. Non si può fare Se le una cosa diversa: ieri ne si è guastato il telefonino? Sì, ieri guastato no, no, il telefonino. Perché quella stessa notte tante persone che non si conoscevano eh. fra di loro hanno avuto lo stesso problema. Allora, le probabilità che sia tutta una coincidenza o che sia dovuto l'uomo i trappolini o che sia dovuto lo struzzo, qual è la probabilità matematica che tutti abbiano lo stesso difetto di non fotografare, di non Ci fare video? Ma dai, ma che zona non? Ma sì, zone d'ombra sì, sono a Napoleone. Guardi, eh, in cui non c'è campo. Sì, sì, non c'è campo. L'essere può verificare se c'è, o non c'è campo. Non, non c'è campo. 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 Le... Campo. campo. Eppure, Leonard, che è un ragazzo attendibilissimo, dice: Io avevo due cellulari. Per quanto la testimonianza possa contare in questo paese. Perché ci sono certi posti in cui la testimonianza si va a morte. No, qui la testimonianza va bene quando comoda. È eh, uno struzzo. Cioè quando ah, è comoda a lei. Quando comoda a voi, non a me, <ride> cari signori. Che... che volete spiegare ad ogni costo. Anche quello che non è spiegato. Ma abbiamo fatto delle ipotesi. Allora, anch'io faccio delle ipotesi, ma non potete respingere il genuino riscotte testimonianza. chi di respingere? Ma ho due cellulari, non uno, perché noi usa sempre due. Chiamo mio padre. Quando è partito il ragazzo ha detto voglio vedere lui non ha mai avuto problemi di funzionamento e lui percorre sempre quella strada per motivi di lavoro quei cellulari sono tornati in normale funzionamento a circa 2-3 km dalla zona dove la creatura c'era cheumento però scusi lei ha una vita difficile perché tutti mettono in dubbio quello che dite ah oh, santa polenta eh? ma perché perché le generazioni future vedendo i miei volumi di indagini dove io non prendo posizione mm. Andate a leggere i miei ultimi rapporti d'indagine, i miei libri, non perché voglio fare pubblicità. Io non prendo posizione. Io rispondo dei resoconti testimoniali che sono perfettamente aderenti alle registrazioni, perché sono tutte registrate. Ognuno si fa la sua opinione. Allora... Non è che io professo qualcosa, mm. però non sopporterei. Non può essere, dunque, non è. Bisogna spiegare in tutti i modi. Anche se va contro i resoconti testimoniali, questo io non lo sopporto. Io ho pubblicato un libro noi... che si intitola Ho le prove, giusto? Uh, allora tira fuori adesso Ho le no, prove. le chiedo, le chiedo. Una domanda. Che è la mia biografia. Allora bisognerebbe spiegare che l'editore, Biblioteca delle Immagini è Giovanni Santarossa. Quando il biografo e io ci siamo dati, siamo dati da lui. Mi sta ascoltando, Giovanni? Ecco qua. Cosa ci hai detto? Non vi va bene questo titolo? Non vi va bene? Datemi gli assegni di 600 euro circa di accolto datemi il contratto che io lo strappo perché io voglio questo titolo Bene. non ho voluto io il titolo abbiamo, Ci siamo guardati, io il biografo abbiamo detto, ma insomma, dai, allora, su, facciamo ecco, lo su, stesso. Abbiamo lavorato mesi e mesi bene. per il titolo. Ecco, su questo, ma si... dai, per cortesia, non appigliatevi su cose che, non Però, sa, che sapete scusi. bene, che gli editori molte, moltissime volte scelgono i titoli. Bene. Comunque su questo io non conosco, quindi. Lei no, ass... Ho chiamato guardi in causa Giovanni Santarossa. Bene, comunque, fico, comunque sono cose so a cui si assiuma... Io guardi, ho dei miei pregi, sai qual è il mio pregio. Eh. La sincerità. Bene, ma comunque. c'è tanta gente che vuol parlare senza conoscere. Bene, ma su questo si assume lei la responsabilità perché io la questione non la conosco. Sì, e quindi... la sua eh, eh, io la so le... Ecco, allora ho le prove, eh, ma capivo dove volevo arrivare. Bene. no, no, le no io volevo arrivare fare dall'altra parte. Se me la so questo, parlare, questo. Chi, ecco, chi, arriverei. Ecco. Chiudiamo la parentesi. Invece vorrei, vorrei dire una cosa: proprio appunto io non voglio parlare senza conoscere. Per cui non avendo visto la foto, non avendo visto tutte queste testimonianze, non posso dire nulla. Invece, potrei dire un'altra cosa che è una novità che potrebbe anche interessare una novità scientifica però perché io parlo dal punto di vista scientifico sì. che potrebbe interessare i nostri spettatori perché e questo è un argomento che a rigore potrebbe semmai portare acqua diciamo al, um, all'argomento uh, di, di chi crede alla presenza di, di alieni nelle, anche nelle vicinanze perché oggi l'astronomia la, la, osservativa ha dimostrato osservandoli direttamente o indirettamente che ci sono migliaia di pianeti, sono già stati osservati, al di fuori del sistema solare e che praticamente ogni stella ha i suoi pianeti. E quindi, nella Via Lattea, solo nella Via Lattea c'è qualcosa come diversi miliardi di pianeti abitabili. E a questo punto c'è da chiedersi, come mai gli alieni semmai non ci sono, se non ci sono? Quindi, dal punto di vista scientifico, è. Semmai per certi versi molto possibilista, perché è una novità questa, fino a poco tempo fa non si sapeva, po qualche anno fa, se c'erano o non c'erano altri sistemi planetari, invece adesso si sa che ce ne sono miliardi. Il quadro è cambiato molto. Però il problema del fatto di dare o no credibilità a di tipo alieno, agli avvistamenti terrestri rimane quello che è. Probabilistico e basta. Per Bene. Allora però dovremmo vedere, chiedo a Gian Domenico Ricci se può mandarla in onda, eh, nei giorni scorsi sul gazzettino del Friuli a firma di Angelo Miorini è uscito un eh, articolo riguardo a qualcuno che ha voluto un po' ironizzare sulla presenza di questi, eccolo qua grazie alla regia, alieni il Friuli ci ride su, quindi addirittura dei cartelli... Lei sorride, eh, sì. professore? Sì, sì. Ma e quindi? Che dobbiamo fare? Vogliono riderci? Che ci ridano? Quelle persone che sono state coinvolte in, quel, in quella vicenda, almeno in base sempre alle dichiarazioni testimoniali firmate che possiedo, non hanno riso. Perché per esempio un signore, di Nicodroipo, uno firmatore di dichiarazione, ha detto, io il lunedì sono dovuto andare al pronto soccorso. Perché? Per crisi di isterismo, nervosismo stati di ansia, sentite, parliamoci chiaro, se veramente si è aperto quello che poteva sembrare fantascienza per tutte quelle persone, se per un attimo voi date la possibilità che qualcuno, qualcosa è arrivato da altrove e ve lo trovate a pochissimi metri, perché quella creatura passava non, come dire, non interessandosi agli occupanti quando erano dentro le macchine a 30, 40 centimetri. Provate a immaginare lo stato di queste persone, provate, e se volerlo riderci, ci ridano, fin quando, punto interrogativo. Eccolo qua, quindi chiudiamo con questa parte, eh, e poi ci vediamo fra pochissimo, con la quarta parte di questo speciale, evidentemente qualcuno... Ci ha trovato qualcosa da ridere, insomma si vuole un po' ironizzare, per, anche un po' per drammatizzare. Sì, sì, senz'altro eh, eh. Perché senza se qualcun altro all'ospedale la paura... No, no, senza ombra di dubbio. A tra poco. Ci siamo eh, lasciati sulla la, eh, pagina eh, dedicata dal gazzettino a firma di Angelo Miurin su... Eccola qui, grazie regia, eh, e Chiumiento ha già eh, risposto. Questi cartelli piuttosto artigianali, ma c'è da aver paura degli alieni? Allora, domanda da un milione di dollari. Eh. In base alle indagini effettuate non solo da me, ma da tanti altri colleghi sparsi per il globo terrestre, ci sarebbero, uso condizionale perché qui ci sarebbero, degli esseri che non avrebbero tan, come intenzioni eccessivamente benevoli nei nostri confronti? Perché, scusi. Posso? Certo. E altri invece benevoli. Io non sono stato un generale, ad esempio, dell'aviazione né cilena e né argentina, quant'altro. Come mai che ogni tanto vengono fuori dichiarazioni di ufficiali, ex ufficiali, come quella recente di quell'alto quel ufficiale cileno che ha detto che gli UFO sono pericolosi? ripreso per esempio da studio aperto pochissime serate fa Beh, studio aperto riprende tante cose lo so, <ride> ma ho fatto un esempio di studio aperto guardi che è stato consulente di Italia 1 Della morte di Dio, ecco, tutto il mio rispetto ecco, però... tutto qua, ecco, io mi permetto soltanto di difendere il studio aperto con cui io personalmente ho degli ottimi rapporti quando sono stato consulente di Italia 1 per, per, per un bel periodo bene. ecco, mi permetta io ho citato studio aperto ma forse è andato anche su altre testate giornalistiche o televisive, eh, no? Quindi sono, allora, quello che io vorrei dire ai signori miei vicini qua. Dica, dica. Una cosa, in base alla pericolosità o meno. Non posso, ecco, allora, dovete venire a casa mia, dovete ascoltare la dichiarazione testimoniale, ma non posso dire il nome e cognome di questo ex sottufficiale dell'esercito che a Roma si trovava ad addestrare la truppa su che cosa. Sull'atteggiamento da tenere con gli oggetti volanti non identificati. Quello che la dichiarazione che mi ha fatto, che mi ha fatto no? e, e, e che mi ha colpito in modo particolare, dice questo ex sottufficiale, la registrazione dell'intervista c'è, 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 c'è. Dice Chiumiento. Quando vedevo dei sotto ufficiali che sorridevano, o degli ufficiali, o della truppa, io mi veniva nervoso. Perché? Attenzione, perché una parte del manuale che io gestivo era altamente classificata. Questo altamente classificata non dava per ipotesi gli alieni, li dava già qui in Italia. E c'era anche l'identikit in disegno dell'essere più frequentemente visto nel nostro paese. Manzocco? Se vuole replicare? A livello di alleanza tra Qui è tutto classificato, quindi essendo classificato non si può vedere, non possiamo eh. sapere nulla. Eh. Ma quando rimaniamo sulla, sugli aneddoti. Eh, Sono ma aneddoti quanti a livello mondiale che ci però? raccontiamo. Ma quanti a livello di mondiale baro, però. TV, scusami se ti interrompo. Coincidenza una volta, <ride> coincidenza due volte, coincidenza tre volte, coincidenza quattro volte. Ma quando a cosa? livello. Di, di, cosa? di atteggiamento delle di autorità, delle autorità le quali se effettivamente sono di origine aliena non possono dire ad un certo punto sono alieni, di cui noi non conosciamo quasi niente, possono entrare nelle vostre case. Ma come fanno per l'ordine pubblico? Ma volete metterlo in testa? Ottimo. Ma lo volete mettere in testa? Si fermi, dovevo mandare anche delle immagini. Abbiamo parlato molto di questo umanoide che oramai è diventato sì. un personaggio eh, sulla bocca di tutti. È anche, sì, è vero è, questo. È presente su Facebook. Eccolo là. Eccolo lì. Questo, questo è l'umanoide. Sì, questi Sono gli alieni di Falling Skies, il telefilm di. Bon, onde già dall'estate scorsa. Posso parlare? Ecco, beh, 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 lui parla, ha dato già la battuta che è tutto falso. Mm. Adesso spiego. No, non ho detto questo. Adesso ho spiego. fatto un'ipotesi. Adesso spiego, e come diceva il dottor Ferluga, chiumento ha tutte le carte in mano. Ed è in perfetta buona fede investigativa. A Leonard Andrea, che vi piacciono o no, è stato raggiunto da un'email di un professore universitario dell'Università di Berlino. E che poi ha scritto anche a me e lui insegna matematica applicata e fisica all'Università di Berlino. E guarda caso non si vergogna anche interessarsi agli UFO. Quando la notizia di Leonard ha, tramite il quotidiano online è andato anche in Germania, lui ha, preso, ha contattato Leonard, gli ha mandato, e questo è documentabile, cinqu una cinquantina di ricostruzioni-disegni. Uno di quelli è questo. Non gli ha scritto, guarda, che l'ho preso da Smith, da smat Il ragazzo le ha ricevute perché le ho ricevute anch'io. il ragazzo dice: pur avendo visto il solo di spalle, per me assomiglia moltissimo. Ma quel signore di Codroipo, che se l'è trovato di fronte, insieme a sua moglie e suo fratello, quando loro ancora non lo sanno, che sono rotondona, prima di Leone è arrivata una, 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 una macchina e pensavano che, che fosse un uomo incidentato. Perché era messo in un certo modo col buio. Sono scesi, sono andati verso la sagoma e gli hanno cominciato a dire: Ha bisogno di aiuto? Vuole aiuto? E si è alzato. Allora l'ho capito, entro pochi istanti, fatta scienza, ma. Senta i cerchi nelle mani. Cala... Allora, e si è alzato questo essere. Dire... Quello E l'ha visto di fronte. Il signor Nicodroipo, lui dice addirittura. 100% la somiglianza di quello che avete visto prima. Allora, volevo dire un'ultima un cosa, prima che mi sembra stiamo passando a un altro argomento simile ma eh, diverso da, da questo. Diverso. E, quindi, e quindi, a chiusura di questo, devo dire che anch'io sono professore universitario, insegno fisica ambientale a Trieste e a Udine. A non per questo però devo credere a questi, no, no, no. Eh, come questo collega di, di no, cui no, mi sta parlando... Il collega riferito. dice che questa, questa, Mi lasci parlare un attimo. Sì, scusi, che, scusi. In questa sede... Eh, io non dico nemmeno quella è la mia opinione, perché in questo caso anche coincide, no, no, non sono qua per dire la mia opinione, ma semplicemente per riportare eh, quello che eh, la comunità scientifica diciamo, eh, ritiene e, e su cui ha preso posizione più volte. Ora, ehm, si può sbagliare sempre eh, nell'ambiente scientifico eh, e poi eh, autocorreggersi, eh, eh, questo è il modo di procedere della scienza, però bisogna dire che la comunità scientifica mondiale non dà nessun valore. Alieno agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Sia vero, si sbaglieranno tutti, può darsi, però così è. La comunità scientifica, queste cose, non hanno nessuna valore di dimostrazione che gli alieni esistono, o tantomeno sono fra noi. Allora, se è tutto, se io, detto, detto, non, sì. io per esempio non l'ho mai detto questo. Io parlo di probabilità. Per me la comunità scientifica di cui faccio parte io stesso che insegno matematica sbaglia quando a priori Elimina anche una minima minima possibilità che siano alieni. Ottimo. Non si può dire sono alieni che abbiamo l'alieno, ma perché non dare una probabilità, seppur minima, a questa eventualità? Allora, e questa per me non è pensiero scientifico i, vero. Io non sono matematico, mi mancano quattro minuti e 20, dobbiamo chiudere, chiudere. Eh. Eh, Vedete le mie spalle, i cerchi nel grano sono con le palmanova. Prego? Mi pare che sia, proprio... questo sì. è quello di Palmanova. Ecco. C'entra qualcosa l'umanoide qui? Guardi, con i cerchi del grano, i cosiddetti cerchi del grano, mm. io andrei non con i piedi di piombo, con i strapiedi di piombo. Cioè? Cioè molta, molta cautela, estrema cautela perché è facilissimo realizzarli. Mm. Io ho voluto perché mandarvi anche questa immagine, così per, perché magari ci fosse stato del tempo per parlarne. Bisogna fare molta attenzione. Vede, io non è che sia scettico a priori però non essendoci l'osservazione di quel qualcosa che avrebbe determinato questo disegno. E se non ci sono delle alterazioni effettive sul, sul, sulle piante, sul suolo, eccetera, bisogna fare molta attenzione perché lo scherzo è molto molto facile farlo. Io ho visto che nelle foto che lei ci ha mandato c'è anche un signore che viene ritratto. Sì, cioè una foto di un signore, no? E mi ricordavo un caso a San Giorgio di Lungaro, che era stato coinvolto in un incontro avvicinato del terzo tipo, eccolo qui. Questo è il signor Giorgio Filipputti che il 18 settembre 1978 in pieno giorno, è stato uno dei primi casi che indagai, ebbe modo di osservare a distanza, ma adesso sa, mancando poco tempo posso solo fare l'estrema sintesi, ebbe modo di osservare in pieno giorno un oggetto a pochissimi metri di distanza da lui, questa è la sintesi, eh, e addirittura un piccolo ometto che si muoveva sull'ala del disco. Quello che Giorgio Filipputti mi disse, sempre, perché è deceduto da alcuni anni. Professor Chiubietto quando parlerà del mio caso, non parli, non, parlerai, non parli mai che era un alieno, che era un extraterrestre, perché per me era un orientale, per me era o un cinese, o un giapponese, o un orientale, okay, lì era per fare un certo qualcosa, sì, perché le fattezze erano quelle dell'orientale. Si è parlato anche delle immagini di dischi volanti. Sì. Dove? Dove sono stati avvistati? C'è un caso storico a Trieste, caso c'è. Questo, per esempio, siamo nel Goriziano. Qui, oddio, Gradisca, se non ricordo male, Gradisca di Sonzo. Di quando no, la anni... quella a destra, immagino, sì, altri. quello là. Però vedete, qui è una foto che è stata analizzata, eh, da un analista eh, in gamba, cioè serio, che non è un ufologo, e lui dice che quell'oggetto là su sulla destra non si riesce assolutamente a spiegare. quella a sinistra è un dirigibile, Sì, invece. esatto. E sembra, sì, sì. E sembrava seguire quel dirigente. Gradisca? Bravo. E quando? Anni 70, quello 76, guardi, non mi ricordo le date. Questo è il caso Celeberrimo, anni 70 è gradisca. Questo è questo. Di Cernic, Eccolo qua. In pieno giorno. Dove siamo qui? Trieste. 1972. Ecco quello che. Ecco, per esempio, secondo voi io come ricercatore? Non, guardi, non siamo riusciti a dimostrare che queste fonte sono false, che il ragazzo ha mentito. Non siamo ma veramente? E su Trieste, e sono io stesso che mi chiedo: ma con tutta quella gente alle 13 circa del pomeriggio, su una, avendo sorvolato una parte. Come non la... mai non l'ha visto nessun altro? No. Bravo. Ecco, la e questo è un grave. Gra no, io so, io, guardi, so, è un mio. Ma io, guardi, che io stesso dico: ma come mai non l'ha era d'estate, magari i triestini erano tutti a basso No, guarda ma oddio, mi è caduto questo. Ieri era tutti in osteria. No, beh, a parte l'osteria, però vede che le perplessità del ricercatore Smith. vengono a galla. Cioè, non di meno, non siamo rimostati. Guardi, che sono stati fatti qui addirittura sopra la caserma dei... dei carabinieri. Bravo, dei carabinieri. Ma chissà cos'è quella roba lì? Eh. eh che cos'è? Il fatto è che i carabinieri non si sono accorti di niente. O oh, si sono no, no, accorti, no. ma non si Avevano sappiamo. il manuale segreto che dovevano. Eh, certo, eh, la mettiamo così. Ma ah, eh. non avevo concluso prima, eh. nel manuale. Quello che, era che non era d'accordo eh, quel sottufficiale ufficiale nella logica è che le, le forze armate dovevano avere atteggiamento difensivo nei confronti degli UFO, cioè come che noi sapessimo che loro sono offensivi. Benissimo. Allora, e non è vero perché non è appurato che sia il Babio Offensivo. Ovviamente il protagonista della serata era l'umanoide e quindi abbiamo fatto giusto un accenno agli eh, oggetti volanti. Io eh, ringrazio ovviamente il eh, professor Antonio Chiumento. Ci rivedremo, ma... Magari... Io penso di sì. Eh sì. Magari dopo che sono andato a Berlino sì, che e devo magari... incontrare il professore, magari con la foto. Con la foto. Esatto. Il professore una mi interessa, ma no. mostrò la foto. Capisciamo. Sì, Forse. Che... Sì, sì. Saluto Roberto Manzocco, giornalista scientifico, grazie. Magari eh. quando torno da Berlino ci torniamo a trovare eh, qua. E il presidente merito del Comitato Nazionale per il controllo delle affermazioni sul paranormale, professor Steno Ferluga. Grazie. Saluti. Arrivederci e buona investigazione. Grazie, mondo. grazie mille, grazie, grazie a voi.